squadra continua con raggiungimento di questi quarti di finale in Coppa e valutando anche le altre squadre che hanno passato il turno, si pronunciano davvero quarti a dir poco entusiasmanti. La sua squadra non era una squadra imbottiata di sempre, questo sta a significare che la Coppa, molto spesso snobbata, anche la Coppa Maggiore in Italia, non è snobbata da parte. Noi non snobbiamo assolutamente niente, teniamo tantissimo a far bene il campionato, teniamo tantissimo a far bene in Coppa Italia. Un piccolo passo indietro alla partita di Aversa, giusto per avere una sua considerazione. È stato emanato un comunicato dall'Aversa che si lamentava tra il primo e il secondo tempo che l'arbitro di quella partita aveva convocato lei e poi un tesserato da aiutare che dovrebbe essere stato Romeo, se non andiamo errato, non sappiamo. Una sua considerazione in merito su questo appunto che muove l'Aversa, la società di quest'anno? La mia considerazione è che io insomma non voglio più parlare di questo argomento, è un argomento passato, io sono un uomo di calcio, capisco gli stati d'animo e quindi per me è un argomento chiuso. Questa domenica c'era la partita con il Savoia, che probabilmente vista la classifica qualcuno potrebbe pensare che è una partita alla portata della Juve Stadio, però è una partita speciale per i tifosi. Una partita diversa da tutte le altre di questo campionato perché c'è una rivalità forte, arriva dopo per la prima volta dopo la rottura di un gemellaggio, quindi è una partita a cui tengono in maniera particolare. Voi che risposte volete dare a questi tifosi? Noi vogliamo continuare a dare le risposte che abbiamo dato fino ad oggi. Per noi archiviata questa partita, la partita di domenica è la partita più importante che c'è. Perché la partita prossima è sempre quella più importante e da domani inizieremo a prepararci per affrontarla nel migliore dei modi. Ne ha giocati parecchi lei di derby in carriera da calciatore, è vero che azzerano le distanze di classifica queste partite? È vero che non ci sono favoriti, ma questo è un campionato dove a prescindere non ci sono favoriti, basta guardare i risultati delle partite. Tutte partite tirate, tutte partite vinte all'ultimo momento. Questo è un campionato molto equilibrato e quindi questa partita non sfugge da questa considerazione. Soltanto una curiosità, perché è una partita molto seguita anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, infatti molto probabilmente arriverà il divieto per la tifoseria ospite, stiamo parlando di due città confinanti, e quindi c'è grande attenzione anche sotto il profilo dell'ordine pubblico. Lei ai suoi calciatori chiede anche di avere un comportamento diverso sui social network? C'è stata una frase di Ripa probabilmente provocatoria, voglio mangiare un pacco di savoiardi domenica, riferita chiaramente alla gara di domenica con il Savoia, soprattutto nell'ottica di questa partita difficile da gestire. Io ai miei ragazzi chiedo sempre di tenere un comportamento nel rispetto delle regole e degli avversari, sempre, a prescindere dalla partita che andiamo ad affrontare. Mi è dispiaciuta questa frase, magari si poteva evitare. E adesso ne vengo a conoscenza adesso e onestamente non lo sapevo e adesso magari vedrò un attimino quello che è successo. Sicuramente noi siamo i primi a dover non esasperare i toni. Mister, già nel secondo tempo contro l'Aversa? Come? Devi segnarti se lo fai. No? Chiedo scusa. Vabbè, però comunque. Già nel secondo tempo contro l'Aversa, anche oggi è stato proposto Bombaci in posizione più centrale. È stata una necessità della partita oppure una posizione tattica, una soluzione tattica che chiede in considerazione? Bombaggio è un giocatore che, questo l'ho detto a lui, ha delle qualità tecniche e organiche fantastiche, è un giocatore che può giocare in qualsiasi ruolo. Mister, innanzitutto per quanto andiamo sul discorso derby, sul fatto che si gioca in orario insomma, che per la categoria è anche un po' particolare, la gestione della squadra sarà qualcosa di diverso in particolare? No, noi giochiamo all'ora in cui ci dicono di giocare senza alcun tipo di problema e saremo sicuramente pronti per
per fare una grande prestazione. Questo per quanto riguarda invece i derby in generale, come questa che è ormai regina di derby, almeno fino ad ora le ha vinti praticamente tutti, lei nota che scatta qualcosa in particolare nei suoi ragazzi in questo tipo di gare, al di là del carattere che hanno dimostrato sempre ovviamente. Sicuramente questi ragazzi hanno, questa era una delle prime cose che io ho chiesto a loro, di rendere i nostri tifosi orgogliosi di loro. Però a prescindere dai derby, questi, i miei ragazzi hanno sempre dimostrato di avere un carattere veramente importante. Bene, c'è un'altra domanda? Sì, ho curato che ho già parlato con il collega con la gara con Savoia. Certo, parlare con Senno di poi è sempre più semplice, ma vista la prestazione di Ferrara, vista la penuria di esterni destri che ha la US Arena, se è fuori Cancellotti, ma la mia curiosità è perché non era stato proposto Ferrara contro il Foggia e mai è stato proposto Jefferson? Perché in quella partita ho ritenuto più importante far giocare Jefferson, ma questo non toglie niente a Ferrara, che è un ragazzo molto giovane, un 95, che oggi ha fatto molto bene. Poi mi rivolgo collegare per l'ultima alla domanda del collega. Nel momento in cui la Juve Sabbia gioca domenica alla mezza contro il Savoia e quella dopo, non in programma, la domenica al mattino, quello che io volevo sapere se cambiava qualcosa il piano alimentare della preparazione della Juve Sabbia ad affrontare una partita che comunque è praticamente una tripolazione. Ma io per mia predisposizione mentale cerco di cambiare il meno possibile. È normale che ci saranno degli orari da rispettare, ma non cambio le abitudini dei miei ragazzi.